Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nuovamente nel canale dell'Italian Guy. Nel mio canale potete trovare ricette di alimentazione chetogenica, ricette tradizionali convertite in chetogenica qualora sia possibile, recensioni di oggetti e app, come il video precedente su come cancellare e recuperare i messaggi cancellati di WhatsApp e video dei miei viaggi, quando viaggio. Qualche giorno fa avevo indetto un sondaggio sul canale per farvi scegliere la prossima video ricetta. Avete scelto in maggioranza con il 56% dei voti le briochine keto. Ma non disperate, per coloro che hanno votato le altre ricette, i sofficini, la torta, noci e caffè, mi viene in inglese, walnut and coffee, sì, l'ho detto, noci e caffè. Non vi preoccupate, le farò tutte quante. Questa dovrebbe essere l'ultima sul pane. Poi una serie di ricette dolci aiosa. Non mi dilungo oltre, vediamo subito come ho preparato queste keto briochine. 70 g di farina di cocco, quella in polvere, non la rapé. 20 g di buccia di psiglio. 30 g di eritritolo, una bustina di lievito per salati. Mescoliamo gli ingredienti secchi per schiacciare eventuali grumi. E ora è la volta degli ingredienti liquidi. 3 albumi, conservate i tuorli per spennellarli dopo. 160 ml di acqua calda, non bollente. E ora impastiamo per bene. Accelero il video per non tediarvi e per non rendere il video inutilmente lungo. Facciamo le forme, spennelliamo col tuorlo d'uovo, 160 gradi, forno ventilato, 25 minuti. Che gusto hanno? Di cocco? No? Stranamente non sanno di cocco, sanno di dolce. Sembra di mangiare quelle classiche tradizionali dolci. Ovviamente se non volete la versione dolce potete sostituire l'eritritolo con il sale per renderle salate. Non capisco perché non hanno lievitato. Mi aspettavo che venissero più gonfie, anche se comunque l'alveolatura c'è, non si vede, però c'è. Mi aspettavo che lievitassero un po' in più. Non ho provato a mettere al posto del lievito per dolci una puntina, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio con un cucchiaio di aceto, di mele. Forse la reazione dei due li avrebbe fatti lievitare di più, gonfiare, a causa del fatto che durante col calore poi insomma la combinazione dei due crea anidride carbonica che insomma quindi gonfia l'impasto. Potete provare voi e me lo fate sapere nei commenti? Ecco, questa è la sezione della monetizzazione del mio canale. E per monetizzare il canale su YouTube c'è bisogno di 1000 iscritti e io al momento ne ho 1230, come potete vedere, e 4000 ore di visualizzazione pubblica e io al momento ne ho 2797. E tutto questo deve essere raggiunto negli ultimi 12 mesi e io ho aperto il canale, se non erro, a luglio, quindi siamo vicini. Vi chiederei quindi, se i contenuti del mio canale vi piacciono, di tenere il video aperto fino alla fine e guardare anche gli altri in modo da far salire questo contatore, sempre se i contenuti vi piacciono e non vi sto chiedendo di fare una cosa controvoglia. Ecco, volevo mostrarvi questa schermata se mi potete aiutare. Tutto qui, quindi più video guardate, più questo contatore si sposterà verso destra, riempendosi, arrivando alle 4000 ore necessarie. Vi ringrazio del vostro sostegno. Se il video vi è piaciuto dunque, iscrivetevi al canale cliccando il tasto rosso qui sotto e attivando anche la campanella
e condividete il video sulle vostre bacheche Facebook, Instagram, Twitter, quello che volete. Mi aiuterete a crescere. Vi ringrazio e arrivederci alla prossima ricetta che vi anticiperò essere i sofficini. Ciao!